Scusate. Milano, il comune fa rimuovere le pubblicità con una donna in lingerie perché volgare ed allusiva. Però quelle col pacco dei fori di Cristiano Ronaldo quanto ci piacciono, madonna, ve? Poracci. Dolce e Gabbana fanno una pubblicità banalotta in Cina. I cinesi se incazzano e loro davanti a milioni di euro andati in fumo per farsi perdonare si mettono a pecora. Dice Dolce, e che ce frega, tanto i cinesi c'hanno il cazzetto. E Gabbana, purtroppo. Ragazza va in Kenya e viene rapita. La gente italiana tutta contro di lei. È andata in Kenya perché vuole scopa coi neghi. E quindi, pure se fosse, io conosco ragazzi che sono andati in Scandinavia perché se volevano scopa quelli che si ascoltavano Burzum. Oppure sono andati in Francia perché gli piaceva quelli a cui puzzava il cazzo. Oppure pensa la ragazza tua è venuta qua a Roma per farsi scopa da me. Cioè, tranquilli, ragazzotti che si inalberano tanto. Voi alle vostre donne donate pure l'amore. E io ed altri enniga come me le doniamo il pene. Mi sembra giusto, no? Bertolucci muore e tutti i moralistelli senza gusto gli vanno contro, sapete, no? Quelli che non conoscono un cazzo, non sanno cosa accade, leggono un mezzo articolo scritto da invasati e partono all'attacco sui social. Un giorno vi prenderò da parte e vi parlerò di Caravaggio, di Da Vinci, di Balthus, di Carroll, di Schiele. Ci sarà da divertirsi. E finalmente il terrapiattismo. Le Iene prendono giustamente per il culo il movimento terra piatta. Persone che pensano non esisti l'Australia. E dove è nato mio zio? A Mignotte, sicuro. L'unica cosa non sorprendente del servizio è stato quando uno dei più invasati tra di loro ha detto di essere un grande seguace da attivista dei 5 Stelle. Ti ringrazio. Ovviamente le Iene appunto li hanno presi giustamente per il culo, cioè dai, non esiste l'Australia, la terra piatta, i dinosauri non esistevano, Einstein era un truffatore, scie chimiche, praticamente dei minus abens, completamente al di fuori della scienza. Bene, avete visto come il vostro inviato guardava questi terrapiattisti? Ecco, io ho guardato alla stessa maniera voi quando avete sponsorizzato, alimentando con false speranze, migliaia di malati, il metodo Stamina. Oppure, vi ricordate l'aloe che curava i tumori? Dai, almeno questi terrapiattisti fanno solo colore, non fanno danno. Beh, però pensateci, questo ragionamento non è molto diverso da quello che va tanto di moda in questo periodo. Per dire, guardo voi e rido la stessa maniera quando mi fate i Novax. Ormai l'incompetenza è sinonimo di genuinità, perché se sei incompetente sei uno del popolo, che poi non è neanche sbagliato, dipende molto dal livello di sto popolo. Per dire, l'incompetente Laura Castelli, dei 5 Stelle, dopo aver sventolato a caso un grafico, di fronte all'economista Padovan, un grafico preso dal Sole 24 Ore, stesso giornale, che il giorno dopo fece un articolo apposta su di lei per dirle: oh, fermate zia, mi sa che del nostro grafico non c'è capito un cazzo. Ecco, la nostra Castelli dice: non è che perché uno ha studiato più di un'altra, quello che ha studiato ha per forza ragione. Che sembra una frase di buonsenso, ve? Quanto non ve fa sentì ignoranti? Quanto non ve fa sentì ignoranti? Cioè, una che c'è una mezza triennale di economia aziendale, messa a far sottosegretario del Ministero dell'Economia degli mortacci vostri, ormai ha lo stesso peso sull'argomento economia di un fine economista accademico, docente d'economia con decine di pubblicazioni e con più di 40 anni di attività, ed ora una piccola frazione del nostro sottosegretario all'economia, che non ha bisogno di commento direttamente dal cuore pulsante del paese. Come Di Maio ha annunciato che sono in stampa 5 o 6 milioni di tessere elettroniche per erogare il reddito di cittadinanza. Intanto sono 5 o 6 milioni e chi le sta stampando? Ve lo diremo nelle prossime. No, sono dettagli che vi renderemo noti tutti insieme. Però è vero che si stanno stampando le tessere per la platea. La platea dovrebbe essere di 5 milioni e mezzo di persone. Circa, all'incirca. Ma chi, e questo? Chi le sta stampando? Quando, e chi le sta stampando? Quando pubblicheremo il progetto completo e avrete il testo si vedrà chi e tutti i dettagli. Era un segnale per forse dire... Forse il poligrafico dello Stato sarebbe forse la cosa più ovvia. Forse. Ve lo diremo presto quando vi racconteremo nel dettaglio tutto, come si realizza, a dimostrazione del fatto che non basta un testo. No, ma guardi, questa cosa è importante. Ma solo per capirci, lei lo sa chi le sta stampando? Sì, io e Luigi Di Maio abbiamo lavorato insieme a come si costruisce il reddito di cittadinanza. Tipografia segreta. No, tipografia segreta, questo volevo sapere se lei lo sapeva. Sì, che sì, allora, rassicurerei. Solo... Sallusti, ti convince questo progetto complessivo? Anche perché tu sei, il tuo giornale, siete molto severi, per usare un eufemismo, con la sottosegretaria Castelli. Perché diciamo, avete scritto, tra le altre cose, che ogni volta che la Castelli spiega la finanziaria, un economista medita il suicidio.
Sono stata votata dai cittadini italiani, stavo in una lista, il 4 marzo hanno scelto il Movimento 5 Stelle per il 32% e sono una forza di governo. Non mi sembra sia molto rispettoso quello che ha detto, per nulla. Allora, no, ma guardi che essere votati non è sinonimo di capacità, è sinonimo di... Ma neanche di, essere un giornalista è sinonimo di dire la verità. La capacità cioè, poi di fare senso... una finanziaria. Insomma, perché lei ha detto una cosa molto irrispettosa. Voglio dire, mi hanno votato, ho capito che l'hanno votata, ma se di economia non capisce nulla, questo non annulla la democraticità del voto. Allora, è un dato di fatto che con complimenti, chi complimenti. Con sono chi chiari parli, i concetti. Dicono che di economia ne capisce nulla. Sono cazzo, sì! What a time to be alive! E no, questa settimana niente domande erotiche, prese dal mio Instagram, che vi consiglio ovviamente di seguire, perché mi avete fatto veramente ammosciare i coglioni. Comunque penso che questo fine settimana farò su Instagram la decima parte dei desideri sessuali. Siateci, ma ora vado. E ricordate, un no è solo un sì che non ce l'ha fatta. Bella.